Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Manuli, gestore di HI Core e oggi vi parlerò di quello che è successo nel mese di ottobre e quali sono le prospettive che vediamo per i prossimi 2-3 mesi. Il mese di ottobre, come tutti sapete, ecco, quindi non mi dilungherò più di tanto, è stato un mese estremamente difficile per tutte le asset class. E crediamo che HI Core si sia comportato bene nel mese, perdendo circa 1-2%, che considerando quello che è successo nei mercati globali, è stato sicuramente un mese in cui il fondo è riuscito a proteggere il capitale. E il mese di ottobre si è caratterizzato come un mese in cui tutte le strategie del portafoglio hanno dato un contributo negativo. È stato infatti molto difficile anche per le protezioni funzionare perché la volatilità non si è alzata più di tanto e la parte credito, che è la parte del portafoglio che noi tendiamo a proteggere andando corti, non è scesa tanto quanto la parte equity. Quindi a livello di contributo di strategie, la peggiore strategia per il mese di ottobre è stata la parte long short equity, che ha perso circa un 1%, seguita dalla parte macro CTA che ha fatto perdere al portafoglio intorno al 50 basis points. Non abbiamo nessun CTA in portafoglio, ma la parte macro ha avuto un contributo negativo soprattutto a causa del fondo presente in portafoglio che investe sul petrolio. Il petrolio è sceso molto nel corso del mese, le motivazioni, ecco, di questa discesa, sono state molteplici, c'è stato paura tendenzialmente di un rallentamento, della domanda di petrolio a livello globale a causa di economie che, a parte l'America, stanno rallentando. La seconda motivazione è stata sicuramente dovuta a Trump, il quale ha ridotto le sanzioni nei confronti dell'Iran e soprattutto ha tolto le sanzioni nei confronti dell'Iran per tutti gli 8 paesi che sono quelli che effettivamente importano oil dall'Iran. E la terza motivazione è stato l'incremento di offerta da parte dell'Arabia Saudita. E che cosa vediamo da qua in poi? Allora, la parte che vediamo recuperare meglio nei prossimi mesi, come già vi ho detto nelle scorse sedute, è la parte value europea che è scesa moltissimo per l'anno. Già ad ottobre uno dei fondi che ci sta facendo male in portafoglio ha cominciato a recuperare e questa parte crediamo che possa contribuire positivamente nei prossimi 2-3 mesi. Anche la parte emerging market bond in valute locali, noi abbiamo circa un 4% del portafoglio, ha fatto male per l'anno, quindi uno dei contributi peggiori di HI Core, e anche questa parte crediamo che possa contribuire in maniera positiva e possa recuperare nei prossimi 2-3 mesi. E per il 2019 tendiamo invece a rimanere più negativi, l'idea è quella di incrementare il cash, incrementare i fondi macro in portafoglio ed incrementare la parte lunga volatilità. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie.